un po' una storia nella storia, nel senso questa storia epistolare tra il musicista e la poetessa, ma anche il ritrovamento di queste lettere e la messa in scena. Sì, è stata una sorpresa, mi ha chiamato Marco Tullio Giordana una mattina, era tutto esaltato, ho un'idea, stiamo a casa da non fare niente, perché non ci mettiamo a leggere questo carteggio? Allora ho fatto arrivare il libro a casa, non si poteva uscire, non si poteva andare in libreria né da nessun'altra parte, l'ho fatto arrivare, l'abbiamo scartabellato, lui ha scelto tutto, ha creato il testo, l'idea, eccetera, con le musiche appunto del chitarrista Giovanni Palazzesi. E c'è questo amore epistolare che siamo abituati a sentire con, che ne so, Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, con Sibilla Aderamo e Dino Campane, che ha più ne metta, di questi carteggi amorosi. Qui c'è un uomo sessuale che è Hans Werner Henze, che lo dice dichiaratamente, assolutamente, è una donna, Ingeborg Bachmann, una grandissima poetessa austriaca, che non lo è, e in ogni caso lui gli chiede di sposarsi, all'inizio lei dice di sì, poi hanno avuto paura, poi si allontanano, si riavvicina, è una storia nella storia, ma è soprattutto secondo me la storia dell'amore, quello proprio puro, quello del fratello, che non ci sono esibizionismi, non c'è il contagio del sesso, delle armonie proprio sessuali, c'è proprio un intento elettivo, come diceva Goethe, totale. Lui aveva trovato, e lei anche, l'altro lato della mela, come diceva Platone, si sono incontrati, ma non sessualmente, ma non ha importanza, c'era tanto altro, e infatti non si sono lasciati mai, fino alla tragica morte purtroppo di Ingeborg Bachmann nel 73. Ma è una potenza, perché a volte tu fai anche degli sbagli di valutazione, perché sei attratto dall'altro, c'è questa componente sessuale, eccetera, magari, e poi dopo, quando scema questa cosa, capisci, ecco perché i divorzi, ecco perché gli allontanamenti, capisci che quella persona non c'entra niente con te, proprio intuitivamente, elettivamente, proprio di gusto, ma anche politicamente magari, anche con delle scelte completamente diverse, però sei attratto tantissimo sessualmente, qui non c'è questo problema. E allora è un amore veramente puro, totale, che non viene frainteso per un'attrazione sessuale. E io ho letto veramente questo libro, l'ho bevuto, poi ovviamente ho scartabellato più questo signore che ha creato a Montepulciano questi cantieri meravigliosi, ho riletto Ingeborg Bachmann, che l'avevamo sentita un po' in accademia, però l'avevo appena sfiorata, e sono due mondi enormi che si mettono insieme, che si compensano e vanno ad assurgere al potere proprio dell'Olimpo, della musica, dell'arte, eccetera. Lui diceva: siamo qui per creare, fare, non smettere di scrivere, non devo smettere di comporre, guai, sì, la vita, l'amore, tutto quello che vuoi, ma non lasciare che questa cosa si depositi su questa landa deserta che è la terra, devi creare, devi... Era completamente avulso da questa cosa, ed è molto potente questo, molto interessante. Due mondi, e poi c'è il terzo, che è la musica. Quello che concilia Giovanni, scusami, Giacomo sarà in mezzo a noi, Giacomo Palazzesi, e ci coagulerà il sangue di noi due insieme, e saremo tutti, anche perché la musica non si discostava mai da loro. Lei ha scritto anche dei libretti d'opera per lui, e lui era immerso nella musica da sempre, quindi un elemento fondamentale, potentissimo, importantissimo.